Buon pomeriggio. Vediamo un po' se è tutto in ordine. Allora, anche questo pomeriggio sostituisco il gabbiano che purtroppo ha avuto problemi con il computer e quindi non è potuto andare in live. E avendo concluso Journey to the Savage Planet la volta scorsa, ora mi butto un po' su Scott Pilgrim, che l'ho trovato in offerta e comunque volevo recuperarlo da un po', visto che l'avevano rimesso. Io non sono molto conoscitore dei fumetti, ho letto soltanto alcune tavole così random, quando me l'ha mostrato qualche amico, roba del genere, però comunque conosco bene il film, anche se al momento forse potrei non ricordarmi qualcosa, però ovviamente mi ricordo la questione di Scott che deve sconfiggere i vari ex di Ramona, gli ex malvagi. Non so nemmeno quando risalgo di preciso sto gioco. Vediamo un po'. Pilgrim The Game. Dieci mi dice qua. Una edizione completa. Vabbè, comunque di un bel po' di tempo fa. E proviamoci sta modalità storia. Anzi, no. Vediamo prima se guida opzioni c'è qualcosa. Come giocare, impostazioni, comandi. Come giocare spero che si capisca dal gioco stesso, non mi voglio mettere a fare cose noiose. Difficoltà. Pinco Pallino, tosto e massiccio, maestro supremo. Vabbè, Pinco Pallino no, dai, è degradante. Tosto e massiccio, tipo, maestro supremo, non voglio avere questa arroganza, quindi facciamo tosto e massiccio. Ah, ok, quindi si può selezionare il personaggio e oltretutto è possibile giocare in locale fino a 4 giocatori, che è molto figo, non lo sapevo. Vabbè, ma io scelgo Scott, quindi faccio la cosa proprio banale, basilare. Ah, che figo, posso scegliere anche il colore. Prendo rosso, un rosso Daredevil. Ah, dove devo andare? Che al momento mi fa stare soltanto qua. Molto Pokémon sta cosa. Anche se in teoria dovrebbe essere un picchiaduro a scorrimento orizzontale. Ah, vediamo un po'. Pugnetto, parata, pugno parata, salto, calcio. Sembra tutto molto fluido comunque. Adoro questo mood arcade. Molto alla Streets of Rage. Ah, che figo! Posso fare anche combinazioni particolari, tipo con i pugni. O lo fa da solo? Posso fare qualche scatto? Ah no, ok, c'ho anche sta mossa speciale. Mi consuma cose? Ah, così ha chiamato. Che cazzo ha chiamato? Ok, no, non penso di avere altre mosse a disposizione. Madonna, che palle che non posso fare. Possibile non possa fare scatto. Ah, sì, lo posso fare. Posso fare lo scatto premendo due volte avanti. Dai, vieni qua. No, pezzo di merda. Sono riuscito a pararlo. Mi fa nulla. Ah.
Questo come lo prendo? Come lo prendo? So che si può prendere. Ecco. Maledetti. Ah, quindi potevo... Forse potevo prendere le palle da baseball che lanciavano. Dai, vieni qua, lo so che devi saltare la staccionata. Aia. No, ma che c'era una voragine? Non ho manco visto che era una voragine. Pericolosissima, tra l'altro, messa in quel modo. Devo parare di più. Vabbè, basta. Ma questo grosso. Ah, no. Ottimo. No, mi ha preso malissimo. Perso una vita? E vai giù. Ottimo. Oddio, autobus. Che è successo? Aia, no, ho fatto una cazzata. Oh, ho messo proprio all'angolo. Vai, 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 caccia i soldi. Bella giocata qua. Ancora tre vite. Ok. Madonna, perché non riesco a pararmi mai bene? Quindi sì, c'è il tasto per chiamare. Solo che non vedo dove. Dove mi segna quante volte posso chiamare. Soldi. Ah, il secchiello. Che cazzo ci devo fare? Il che spork. No, maledetto. Au. Ah.
Cavolo. Aia, madonna, questi mi stanno a tritare. Hanno troppi oggetti. No, persona di... No, cavolo. Ah. Guardalo il maledetto col secchiello. Pulivi con la bottiglia, invece. Ma posso giocare con sti cosi? Oh, guarda sti stronzi. Ho fatto malissimo. Ah no, ho perso un'altra vita. No. Cavolo. Ancora questo. Ouch. No, ma i cani. No, ho perso un'altra vita. Vaffanculo. Sono ancora delle cose che non mi sono chiare, tipo. Pure come se c'è modo di ripristinare la vita. Ouch. Allora. Ah. Ah no, le animazioni sono fluide, però il combattimento è un po' legnosetto, mi sa un po' di vetusto. Magari sto dicendo un'eresia per chi è fan del gioco. Ma qua c'è sto pacco. Io non lo posso prendere, posso soltanto... Non è che mi serve per arrivare da qualche parte... Comunque niente, non so parare. Ma vedi che lui lo prende il pacco. Maledetto. Sp-
spero che non ci sia un game over che mi faccia ricominciare tutto da capo, se no delirio. Sono anche fin troppo arcade dopo. Au. Perso? Ho perso. No. Quindi, cioè, posso fare due volte... Posso crepare due volte prima di... Di perdere proprio. Ma il gatto? Ah, no, no, dai, è andato direttamente da una porta. Senza passare dal via. Autostrada spaziale? Che cazzo devo fare qua? Oddio, no, no, li voglio i soldi. No. Stupidi maiali. No, non ho il senso della prospettiva. Cos'è la pista di Super Mario, dice Francesca, quasi. Ma no, io non so come giocare a questo, perché con gli analog è un casino, ma con le frecce direzionali è un casino altrettanto. Ma dai, non c'è più nulla? No! E adesso? Ah, avrò preso 2 centesimi in croce da questa cosa. Sì, ma io ho bisogno di vita. Di nuova vita per non crepare. Oh. Cosa ho ottenuto? Tipo super forza oppure invincibilità? Au. Tutto malissimo. Ma che figata. Vabbè, ok, ma anche meno, cioè. L'ho ammazzato. Ho mandato proprio il ricovero. Ma posso fare anche la mossa di culo. Com'è? Non la riesco a replicare. Poro tizio non sta facendo nulla. No. C'hai sperato. Pezzo di cagato. Nuova mossa, premi cerchio quando attaccato. Vabbè, ma cerchio non è già il... Ah, cazzo. Non succede niente. Forse lo sto facendo male. Sorpresa. Ah, non riesco a prendere.
Cazzo, volevo prendere bidone, ma non mi è riuscito. Toh, beccati un po' di munnezza. Ma questo me lo lancio contro il ciccione. Questo magari arriva un bel calcio in faccia. No? Cazzo no. Prendo ombrellate finché non crepi. Ma cazzo il bus. Intanto continuo a menare alla cieca perché... Cosa deridi? Si rompe questo? Si fa un graffio. L'ombrello lo prenderei. Quanta cattiveria, è troppa. No, guarda, è pieno di bulli. Che devo fare? Ma come osi prendere il mio ombrellino? L'ombrello fa malissimo comunque. Da tipo delle stilettate. Pam! Ando pure a ammazzare a baseball. No, cazzo, le macchine! Porca troia! No! Ma basta! Proprio mo devo beccare il traffico. Game over, continuare, sì. Ah. Ma da dove mi fa ripartire? Dimmi da un punto in mezzo e non dal... Ah. Mi sa che mi fa ripartire proprio da capo. Vabbè, riproviamo. Ora che un pochino l'ho inquadrato già di più il gioco. Oh, mentore, salve. La risposta non è mai la violenza. Con l'emoticon del nefasto ci sta preciso. Sì, comunque devo stare attento alle macchine, porco Giuda. Sono fatto investire come un cane prima. Guarda come fugge questo. Perché non riesco a prendere il bidone dell'umido qua? Il sacco più che il bidone. Ah, cazzo, no, devo fare quella cosa del... Le palle a baseball. No, non mi è riuscita neanche stavolta. Dai. Vabbè, vaffanculo. Con ste cazzo di palline voi. Vabbè, ciccio, però se non ti levi da qua. Soldi, soldi. Devo ancora capire se...
questi soldi mi daranno della vita in più, tipo. Ok, ora si iniziano a ricevere un po' le sberle. Cazzo. Stanno facendo malissimo. Cazzo. Perché non ha la fluidità di gameplay di uno Streets of Rage? Guardalo, guardalo questo. Arriva tutto fregnone, tutto grosso. Mi sa che devo scegliere Pinco Pallo come livello di difficoltà. Però dai, che degrado poi. Ok, ora dovrebbe essere abbattuto. È venuto fuori dal... Da cosa? Da un bidone dell'immondizia, cioè. Se proprio vuoi essere un pattume, torna a essere pattume. Oddio. Eccolo qua. Ho fatto scendere proprio Poldo di braccio di ferro. Vai, alzati, merda. Bello che gli ballano i pugni. Ah no, ho già perso una vita. No, che schifo. Vabbè, ma basta, anche. Ma quando cazzo schiatti? Alleluia. A buon ora. Palo dello stop non lo posso prendere come arma. Facciamo a turno. Prendiamo armi. Cazzo. Ma se chiamassi la tipa? Non è che abbia fatto granché in realtà. Aspettavo qualcosa di più risolutivo. Ah,
Ah, vaffanculo. Ma mi sono tirato la bottiglia in testa o cosa? No, no, ma che è? L'ha mucchiata qua. Vabbè, basta. Poracci. Ma chi è? Da dove cazzo arriva la bottiglia? Oh, scusa, ma come cazzo ti permetti? Interagisce con la palla, sì. Sì, ma a mio discapito. Nuova mossa. Ah, madonna, ma mi ha minato malissimo. A questo per qualche motivo gli faccio male con l'ombrello. Ah, mo stanno i cani? Ah, cazzo. Ok, dovrebbe essere andato. Ah, fanculo. Però non sto messo benissimo.
per l'appunto, una vita. Questo non è affatto buono. Ah, madonna quanto le sto prendendo. No, sto perdendo malissimo. La prossima volta, se ricomincio, ricomincio da Pinco Pallino. Con mio sommo dispiacere. Però prima sono arrivato più in avanti di così. Che cosa è successo? Cioè, prima sono arrivato più avanti di così senza saper giocare. Ora che ho un po' più di conoscenza del gioco, sto crepando. Vaffanculo però. No, l'ho mancati. Che cazzo. No! Vieni qua, porco! No! Andato. Vabbè. Guarda questi! Come si ammucchiano! Bellissimo. Ah. Quartiere commerciale. Ah. Devo parare di più, di più. Ma la cabina almeno la posso distruggere? Si distrugge. Ok.
Scusate il silenzio, ma stavo cercando un attimo di capire come fare alcune cose. No! Boost! Vaffanculo! Come se muoio è sempre che vengo investito? Dai! Ma ti levi dal cazzo, tu stupido pendolare! Devo stare attento che passano le auto. Cos'è? Figo. Passaggio. Allora, l'antro di Wallace. Ambrosia. Braccio bionico. Io c'ho 71. Anche te fornisce una vita supplementare. Ok, cibo degli dèi. Passaggio a una potenza fenomenale, figo. Never Ending Fantasy. Un classico videogioco di ruolo. Sfidi il porco spino. Chi sarà mai? Però una vita mi farebbe comodo. Mi chiedo prestare. A cosa potrebbe servire? Allora, come esco? Grazie, ok. Quindi ora ho una vita in più? Spero di sì. Sì, ho una vita. Ok, posso andare più avanti di prima. Chissà se posso cambiare difficoltà durante. Mi sa di no. Ah. Level up. Ma faccio un macello. E tutto senza andare in mezzo alla strada, perché sennò si complicano le cose. Quando stai tu in mezzo alla strada non passano le auto, pezzo di merda. Solo 23 monete. Guarda questo, ma come ti permetti? Fa pure il galletto, fa. Ah. No!
no, mi ha preso. No, cazzo. Però gli ho dato una culanna, quindi. Comunque una soddisfazione. No, 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 no. Ma i cani ci mancavano. Vabbè, però. No! Cattivo cane! Venticinque. Comunque non mi bastano per una vita supplementare. Sta cambiando la musica? Come mai? No, dai, mi sono lanciato la pala addosso con un coglione. Boing, boing, boing. Io ti prendo. Ti prendo, ti scaravento. Oh, alleluia. Finita sta cosa. Ora cosa mi attende? La porta. Autostrada spaziale. Subspaziale. Tipo dei glitch. No, dai, madonna. Ma non vedo, non capisco mai la prospettiva. Sta cosa la Super Mario qua. C'è un modo più semplice di scattare che non dover premere due volte che con gli analogici. Dovrei giocare con gli analogici, ma è super complicato qui. Oh, magari riesco a mettere da parte qualche soldo. Ma sicuramente non mi riporta dove ci stava il negozio, quindi. Vabbè, niente. Mi sono persi forse i porcellini all'inizio. Che figo! Concerto? Oh no. C'è uno degli ex. Matthew Patel. Ah, questo è quello che c'ha i poteri, ok. Si fa tipo le onde energetiche. No, cazzo, m'ha preso. Ah, no. Non ci voleva. Ma lo sto prendendo sgabello? Oh, no, dai. Madonna, gli ho dato proprio il. Gli ho messo su un piatto d'argento.
Oh no, che cazzo deve fare adesso? Maledetto. Ah, è protetto? Sì, ma io non voglio colpire lui, voglio colpire ste cose qua. Perché se mi avvicino è come se fosse attratto. Niente, non riesco a beccare. Tanto sto perdendo malissimo la vita, madonna, se mi fa ricominciare tutto a capo piango. Ma tu di grazia quando vorresti schiattare? Che cazzo però. Anche le tipe che mi lanciano le cose addosso. No! Cazzo! Dai che vado in panne, porco Giuda, dai! Ho perso totale, ho perso. Puoi continuare? Sì, però fammi iniziare da qua, non da annaggia Eva. Ma seriamente? No, se mi fa ricominciare tutto a capo è la fine. No, ma stai fuori totale. Facciamo così. No, non esiste. Pinco pallino. No, non esiste che mi rifaccia tutto quanto, dai, che cazzo. Metto da parte l'orgoglio e mi faccio tutto a Pinco Pallino. Eccomi qua, sono Pinco Pallino. In carne ed ossa. Vediamo se almeno così si può fare, perché sennò non è il caso di portarlo in live questo gioco. Non posso diventare scemo tutte le volte. Ok, la sfida però, fino a un certo punto. Allora, sti soldi non me li devo perdere perché mi servono per prendere le vite in più. E questo l'abbiamo appurato. Cazzo. Credevo che mi lanciassero le palle dalla distanza, invece sono venuti vicino.
Guarda, l'ha fatto il calcetto da... mentre era ancora steso. Vabbè, io ti picchio con un cartello, perché... perché sì. L'ho finito? Ok. Aspetta il monetone. Non è andata come pensavi. Io ti scravento giù. Addio. Come dovrebbe passare l'autobus, tra l'altro. Ma cosa serviva? Quindi chiama... in realtà non fa nulla, mi dà soltanto... fa soltanto il tifo, cioè non ho capito. Se non sbaglio dovrebbe essere la batterista dei Bobomb. Malissimo. No, mossa con un oggetto. Triangolo. Ah, vaffanculo. Ah, madonna, come volano robe. Vai di baseball, violentissimo. No, devo prendere la monetina dorata. Ma arriviamo agli emo. Ah, madonna. Mossa con i calcetti che spazzano via, non ho capito se la posso utilizzare sempre oppure c'è un limite. Ma probabilmente è nascosto dalla mia camera l'indicatore. Guardalo, ha reagito malissimo, cioè non te la prende. Troppo sul personale.
Non gli devo stare vicino quando è a terra, perché sennò capace che mi dà i calcettini. Sto giro anche senza l'ombrello. Ah, il secchiello contro di loro non è servito a niente. No, ok. I calcettini non me li fa rifare, quindi probabilmente sono da ricaricare. Sì, vabbè. No, guarda lì, mi hanno fatto perdere un botto di vita. Ma io qua mi sono potenziato, ma questo esatto momento non è mi serva, vaffanculo, ecco. Perso una vita, vabbè. Sono comunque messo meglio rispetto a prima, quando cercavo di giocare con l'altro livello di difficoltà. Ma quindi, cioè, come funziona qua? Cioè, anche se finisco il quadro poi con l'ex. Se vado avanti tocca sempre ricominciare da capo, oppure mi salva almeno livello per livello, che sennò è una follia. Ah, qua si può andare avanti anche. Vabbè, ma a me interessa. Mi interessa sta cosa qua. No, che cazzo, ma perché non riesco a prendere? Oh, tutti, vaffanculo. Oh no, non riesco proprio a prendere. Ormai sono andati. No, eccoti qua. Ah, che volo. Prendere questo, almeno glielo lancio. Poi in realtà sembra tipo una valigia piena di soldi. A questo punto, perché non prenderli per me? Anziché lanciarli in faccia alla gente.
Andiamo. Andiamo a sconfiggere. Provare a sconfiggere sto boss. Ah, qua dovrebbe arrivare i porcellini. No, vabbè. Dai. In parte ho preso. Poteva andare peggio. Chissà se questi proprio come Super Mario nascondono. No. Non mi pare. Magari nascondevano delle monetine. In teoria con queste monete potrei già andarmi a prendere, almeno a breve, qualche moneta in più. Potrei già andarmi a prendere un'altra vita, solo che non avrò il negozio sotto mano, quindi. E vai mo. Grande. Benissimo, benissimo. Vediamo. Ah, mi ha preso malissimo. No, perché non riesco a far più lo scatto? Mi sono bloccate le mani. Ah, cazzo. Ho preso malissimo. Ecco qua. Perso una vita. Vabbè però, porca troia. Non serve proprio a un cazzo sta cosa. Che cazzo, non sono riuscito a evitare. E dai. Con questa mossa non mi posso parare, quindi buono a sapersi. Vabbè, mo si esagera però. Sì, mi fate alzare almeno. Maledette. Dai. No. Ok, una è andata. Ma qua temo che arriverò a vita zero prima di poter fare qualcosa.
Ecco qua appunto. Spero almeno di essere alle ultime fasi, perché sennò... Oh, che cazzo. A colpo di culo che io. KO col culo proprio. A culo anche. Area completata. Beh, meno male. Dopo un mucchio di inutili tentativi. Vabbè ragazzi, con questo completamento dell'area posso dire terminata questa prima prova. Torniamo al menu principale. Vabbè, io non so se tornerò ancora su questo gioco, magari poi ditemelo anche voi ovunque vogliate, anche su Nerd Devil Still Play, che è il canale YouTube dove... dopo 8 ore ricondividiamo dove mettiamo le repliche. Di solito o il giorno dopo o 2 giorni dopo. E, boh, ci penso. Potrebbe essere forse carino continuarlo, vedere dove va. E, oppure, boh, vedo semplicemente se trovo qualcosa di più interessante da portare. Intanto, grazie per avermi seguito fin qui in questo massacro fino a una certa. Devo scegliere Pinco Pallino dall'inizio. E nulla, noi ci vediamo alla prossima. Un saluto.